Sono Monio Vadia, buongiorno. Vorrei proporre insieme a altre riflessioni e contributi che saranno stati fatti sulla questione dei 14 morti nelle carceri del nostro paese in seguito alle rivolte e ancora una volta non è assicurata nessuna trasparenza, i comunicati sono generici, i morti sono rubricati a gruppo e non dettagliatamente uno per uno, nessuna specificazione di come sono avvenute le morti, si dice genericamente che sono avvenute a causa di assunzione di psicofarmaci e surrogati di tali per le tossicodipendenze. E la mia riflessione attiene al fatto che ancora una volta e ogni volta non si rispetta la Costituzione del nostro paese, a prescindere dalle opinioni. La Costituzione repubblicana detta norme il cui senso è molto preciso riguardo alla vita umana, al valore di ogni singola vita umana e anche ci guida a capire che non c'è democrazia senza trasparenza e senza verità. Allora non si possono accettare opacità. Tutto deve essere portato alla luce nei dettagli. In particolare per persone che si trovano sotto la custodia di un organismo dello Stato. Proprio lì la loro sicurezza e le condizioni in cui eventuali problemi accadono devono essere specificate con la massima trasparenza, la massima verità nella sequenza dei fatti e anche il massimo numero di dettagli. E perché non ci dovrebbe essere luogo più sicuro, più certo, più garantito del luogo in cui si è in custodia nelle mani di funzionari dello Stato. Questo è il dettame fondamentale della nostra Costituzione. La ripulsa di qualsiasi forma di violenza o eccesso che non sia precisamente mostrato nelle circostanze e giustificato se c'è giustificazione. Ma non è possibile che questo paese, invece di realizzare la Costituzione, continui progressivamente ad allontanarsi dalla Costituzione repubblicana. E il fatto di trovarsi nel quadro di una pandemia, questo non giustifica la mancanza di trasparenza, di chiarezza e di verità. Anzi, al contrario, la sollecita. Perché una democrazia, e non sentiamo altro che ripetere che noi viviamo in una democrazia, anche se io ho forti dubbi al riguardo, e penso piuttosto che viviamo in una democratura, la scorza della democrazia c'è, ma la sostanza no. Soprattutto viene sistematicamente violata nel nostro paese la democrazia costituzionale, cioè perché questa Costituzione esiste per essere rispettata e inverata. Sono passati 70 anni. Noi abbiamo visto i fatti di Genova del 2001, abbiamo visti quei casi, ma ne dico uno per tutti, il caso Cucchi, 8-9 anni
per avere, e più non lo so, adesso non ho i numeri precisi, per avere la verità. Quanto dovremmo aspettare per sapere come si sono svolti i fatti nelle carceri e cosa realmente ha causato la morte di questi 14 detenuti, cioè di questi 14 esseri umani che si trovano in una custodia di un'istituzione statale nelle mani della, diciamo, l'espiazione della pena nel luogo che è gestito dallo Stato e dai suoi funzionari. Quanto si dovrà aspettare se Cucchi era, diciamo, un infelice vittima di un accanimento che dovrebbe essere neanche concepibile in una democrazia? Figuriamoci degli uomini che si trovano in stato di detenzione. La cittadinanza, l'opinione pubblica, gli eventuali difensori devono essere informati. Non si può dare un'informazione nebulosa, opaca, non è accettabile, non perché, come si dice di questi tempi, si sia buonisti. Termine terribile da cloaca mediatica, di cui io proporrei l'abolizione per decreto del Presidente della Repubblica, se fosse possibile. Ma perché è la Costituzione che ce lo chiede. Noi italiani facciamo fatica a capire cosa siamo, se siamo veramente una nazione. Ma certo siamo una comunità nazionale e ci rende tali la Costituzione repubblicana, che è un documento sacro ottenuto a prezzo di inenarrabili sofferenze, di una lunga storia di ingiustizie, di sopraffazioni. Adesso basta. La democrazia è dare alla Costituzione repubblicana la sua verità in ognuna delle circostanze del vivere e del convivere. Quindi vogliamo verità, trasparenza e giustizia, anche se si tratta di detenuti. Ma ricordiamoci che i detenuti sono messi nelle carceri per espiare una pena, ma soprattutto per essere riabilitati, per trovare una nuova vita, e la pena deve essere espiata nelle condizioni dettate dalla Costituzione. Tutte, quelle fisiche, quelle spaziali e quelle psicologiche, e quelle di dignità di ogni individuo. Per cui chiediamo questo, non in nome di chissà che cosa, in nome della Costituzione repubblicana. E abbiamo pieno diritto di fare questa richiesta alle nostre autorità. Grazie per aver ascoltato questo mio contributo.